sub sole novum, diceva l'antico detto. Sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti, anche oggi, sotto un bel cielo terso e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché grazie a tempo il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. L'arbitro ha già dato il via alle danze. È sempre un piacere guardare all'opera un professionista come Paolo Maldini. Non si smette mai di imparare da uno come lui. Il suo gioco è frutto di eleganza e intelligenza, ma sa anche essere duro quando serve. Il nostro paese ha una grande tradizione di difensori e lui ne è la rappresentazione migliore. Alza la palla in profondità verso un compagno. Scatta verso il pallone. Cristiano Ronaldo riesce ad intercettare. Allontana il pericolo. Morata. Maldini. Toni Kroos. Messi. Arriva Cristiano Ronaldo. Pjanić. Versanetti. Nessuna delle squadre ha mostrato vivacità di gioco, non si è visto molto finora. Si ricomincia dal portiere. Marquinhos. Toni Kroos. Pjanić. Maldini. Lungo passaggio in avanti. Versanetti. Scatta verso il pallone. Scodella in avanti. Cristiano Ronaldo. Prova verticalizzata. E il tocco è verso il portiere. Maldini prova con la palla lunga. Pallonetto. Del Piero può calciare. Allontana il pericolo. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Arriva Cristiano Ronaldo. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Toni Kroos, ottimo il fraseggio. Cristiano Ronaldo. Morata, allarga il gioco a destra. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Nessuna delle due squadre riusciva a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Partita deludente, praticamente nessuna conclusione. Sicuramente merito alle difese, ma anche poca capacità di creare azioni pericolose. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Partiti! Siamo già nella seconda frazione di gioco. È stato splendido il confronto del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio. Modric. Opta per il lancio lungo. Palla riconquistata immediatamente. Palla che torna nella zona del portiere. Recuperano il possesso del pallone. Morata. Morata, opportunità. La gioca in profondità.
arriva Cristiano Ronaldo, allarga il gioco con palloni a sinistra, allontana il pallone, hanno già riconquistato palla. Morata, opportunità, Coutinho cerca di pescare il compagno col filtrante, occhio al tiro. Si sblocca 1-0. Una rete di vantaggio a questo punto è interessante. Devono scegliere se chiudersi di più o continuare a giocare come se non fosse cambiato nulla. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Da lì può segnare. Questo che devono fare, devono insistere. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Infatti. Sergio Ramos. Si libera la grande. Può calciare la rete. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Tocco morbido. Decidono di giocarla lì dietro. Pjanic. Il suo pallone è morbido. Del Piero, opportunità di ripartire, miracolo di Dionis, si esprime in un buon intervento, ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale, sceglie di battere conto, filtra la palla per Tony Kroos, bella parata, che grande parata, direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Tutti si preparano a saltare. La mette dentro. L'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. Ti senti in colpa per aver deluso i compagni. È un mix di circostanze sfavorevoli in questo autogol. La partita però rimane aperta e tutta da vivere. È difficile prevedere situazioni del genere a certi livelli, ma più della forma conta la sostanza. Gli avversari ringraziano. Tocco prudente al portiere. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Si chiude in parità. Tifosi che sembrano soddisfatti. Del resto la gara è stata molto intensa e ha proposto comunque diverse occasioni. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Oggi i tifosi non sono certo rimasti delusi. Contrasti decisi.